Io con sti capelli oggi proprio non ci voglio fare pace. Ciao a tutti, io sono Mimmi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Nel video di oggi vi farò vedere i prodotti che vorrei utilizzare di più e tentare di finire nel 2021 in un get ready with me. Innanzitutto vi devo chiedere scusa, scusa perché ho lo smalto in condizioni pietose. Vi ho detto su Instagram, insomma, che adoro avere le mani curate con lo smalto, solo che, cioè, io non è che ho molta pazienza, non sono molto capace e soprattutto mi si sbecca subito. Dovrò fare dei close up per farvi vedere i prodotti e avrò questo smalto tutto sbeccato, ma se mi mettevo a sistemarmi lo smalto, poi farlo asciugare, poi fare il video, non lo giravo più, perdonatemi. Questo è il primo Get Ready With Me che registravo e siccome ero un pochino in ansia, non me la sentivo sinceramente di truccarmi e nel frattempo parlarvi, quindi ho registrato le clip mentre facevo il look e mentre parlo scorreranno queste clip. Io direi di cominciare subito e di non perderci in chiacchiere. Vi farò vedere prima tutti i prodotti makeup e poi alla fine qualche prodotto skincare, non sono tanti, che appunto vorrei finire. E vi annuncio subito che ci sarà un piccolo progetto in cui sarete coinvolti voi, che vi racconterò a fine video, e che invece io tenterò di fare l'impossibile. Quest'anno ho deciso di fare i progetti più ambiziosi che io abbia mai fatto nel progetto smaltimento prodotti, nel Project Pan, ovvero quest'anno voglio fare il 21 prodotti nel 2021, ma soprattutto il Pan That Palette. Ve ne ho già parlato nello scorso video. Appunto, se ve lo siete perso, credo che dovreste recuperarlo perché spiego proprio come funzionano tutti i progetti smaltimento prodotti. Ve lo lascio qui sopra nelle schede e giù nell'info box. Lei ovviamente è la famosissima Dreamy di Nabla, si vede anche che è bella usurata e lo si vede ancora di più dal suo interno. Ci sono solo due buchi che sono appunto su Immaculate e Illusion e poi tantissimi, tantissimi ombretti scavati. Il mio obiettivo non è quella di finirla tutta perché non ce la farò mai e sinceramente neanche mi va, perché per esempio ci sono dei colori in questa palette che io utilizzo poco, che non mi fanno impazzire, come questi due viola. Io da grandissima amante di viola, lo so, forse non ve lo aspettate da me, ma sia Delirium che Inception non mi piacciono tanto. Quindi per il look di oggi intanto ho utilizzato Sistina, Rose Gold, Vanitas e Dogma, che insieme a Byzantine e Metal Cupid saranno gli ombretti su cui vorrò concentrarmi quest'anno. Comunque degli obiettivi molto ambiziosi perché stiamo parlando di 6 ombretti su 12. Gli altri due che utilizzo sempre appunto sono già bucati. Se riuscissi a bucare tutti questi altri ombretti che vi ho citato, arriverei a 8 su 12 e mi riterrei molto soddisfatta. Alla fine dell'anno non andrò a declatterare la palette una volta raggiunto il mio obiettivo, continuerò comunque ad utilizzarla, però siccome attualmente questa è diventata la palette più vecchia che ho, voglio dargli un pochino più di amore, soprattutto perché sono colori che io utilizzo tantissimo. Soprattutto i metallizzati e soprattutto Vanitas e Rose Gold hanno già un bel fosso, questo perché io tendo ad applicarli col dito e comunque con la pressione del dito tende a farsi la conca. Sistine e Dogma sono già anche quelli un pochino scavati, quindi sicuramente saranno i più facili da bucare, mentre Byzantine e Metal Cupid sono quelli che utilizzo di meno e appunto su cui voglio concentrarmi. Quindi seguitemi su Instagram, soprattutto sul secondo profilo, che è questo qua che vi lascio qua sotto, per vedere tutti i progressi per il Pan That Palette 2021. Sono troppo contenta, chissà se ce la farò a raggiungere i miei obiettivi, però è il primo anno, è la prima volta dopo 3 anni di Project Pan, due, quasi 3 anni, che provo a pannare, a tentare di finire, nel mio caso utilizzare di più una palette. Sono un po' nervosina, ma sono contenta, penso che dopo tutti questi anni sia arrivato il momento di provarci. Chiuso il discorso della palette, che appunto è un progetto a parte, inizio a farvi vedere i prodotti che ho scelto per il mio 21 prodotti nel 2021. Parto proprio da lui, dato che l'ho utilizzato oggi per fare il look, ed è il Super Shock Shadow di Colourpop nella colorazione Winnie, che come potete vedere è già bucato. È utilizzato tantissimo
Questo qui purtroppo è un ombretto di color pop che non credo sia più presente in gamma. È un rose gold con dei riflessi rosa che a me piace tantissimo, che appunto ho utilizzato oggi per fare il look. È anche molto simile al rose gold della palette Dreamy di Nabla. Infatti molto spesso mi capita di mettere prima l'ombretto di color pop e poi quello di Nabla sopra, come per andarlo a fissare e per far risaltare i loro riflessi. Quindi appunto ho scelto questo anche in funzione della palette. Lo voglio finire perché è vecchio, ve ne ho già parlato anche nel video del decluttering. Inizia a essere un prodotto vecchio, comunque già abbastanza utilizzato, e penso sia fattibile riuscire a finirlo. Un altro prodotto occhi, questo non l'ho utilizzato oggi per fare il look, però questo è l'Ice Couture Liquid Eyeshadow di Astra nella colorazione Slay the Runway. Io spero che si legga. Comunque è un bronzo da tutti i giorni, molto carino, e l'ho scelto proprio per questo, dato che io faccio un lavoro che mi porta a stare molto tempo al computer, a fare tantissime video call eccetera. Questo l'ho pensato proprio come ombretto da tutti i giorni, messo proprio solo lui sulla palpebra, un po' di mascara, un gloss o comunque un burro cacao, un rossetto nude e via, con l'obiettivo di finirlo. Non voglio dire se non lo finirò, magari lo utilizzerò, no, il mio obiettivo è finirlo, quindi farò del mio meglio per riuscire a finirlo. Ultimi due prodotti per quanto riguarda la categoria occhi sono loro due. Questi sono due glitter di Mulac, rispettivamente Overdose e Fatal Rose. Come potete vedere, cioè, sono anche abbastanza scavati. Io penso che si possa vedere. Si vede particolarmente la fossa perché questi li vado a prelevare col dito e a tamponare sugli occhi. Ho scelto di inserirli tutti e due nel progetto per due motivi. Il primo è che hanno entrambe un bel solco. Il mio obiettivo è quello di arrivare a bucare la cialda, quindi non a finirli totalmente, e penso che posso riuscirci visto che sono già abbastanza scavati. Seconda cosa è che se devo utilizzare dei glitter, dato che ho ricevuto per Natale quelli di Nabla che ho voluto tantissimo, quelli a differenza di questi hanno già una sorta di colla dentro. Ho notato che vado a pescare molto di più quelli, proprio perché sono più immediati, anche perché sono un po' più particolari. Questi sono dei glitter un pochino più classici. Per andare, diciamo, a chiudere la categoria occhi, vi faccio vedere l'unico prodotto sopracciglia che ho inserito nel progetto di quest'anno. Questo è il Cabrow di Benefit. Come potete vedere è tantissimo utilizzato, e ovviamente se avete visto quanto è utilizzato capite benissimo che l'obiettivo per questo prodotto è finirlo. Non c'è tanto da dire su questo prodotto, è un prodotto che mi piace, ma l'ho utilizzato veramente tanto. Voglio tornare un pochino alle micro brow. Non sono partita a raccontarvi i prodotti dalla base proprio perché dovevo utilizzare per fare questo look quei glitter di Mulac, che comunque vuoi o non vuoi fanno un pochino di fallout, quindi ho fatto la mia base dopo. Nelle clip del Get Ready With Me troverete solo i passaggi in cui utilizzo i prodotti che voglio finire, perché mi sembrava una cosa un po' più sensata, altrimenti veramente diventava un video lunghissimo. Parlando proprio di base, il primo prodotto che mi vedete utilizzare è lui. Questo qui è il correttore aranciato Demetra di Mulac. Questo qui fa parte del loro sistema di refill, che io trovo veramente bellissimo. Il mio obiettivo per questo prodotto è quello di finirlo. Questo perché è aperto da un po' e nel 2020 non l'ho utilizzato tantissimo, quindi non riesco più a capire se questo prodotto effettivamente su di me fa la differenza. In base alle clip che state vedendo anche e al risultato finale, fatemi sapere se effettivamente secondo voi questo su di me fa la differenza, perché non riesco a capirlo. A volte penso che dovrei assolutamente utilizzarlo, altre se lo utilizzo o non lo utilizzo non vedo tanta differenza. C'è ancora tanto prodotto nella cialda nonostante ci sia un bel buco, quindi sarà una sfida, però appunto vorrei provare a finirlo. Sempre parlando di base, vorrei provare a bucare questa cipria di color pop, che è la No Filter Sheer Press Powder nella colorazione Light. Si intravede quasi la cialda, vedete questi solchi che vedete intorno? Ecco, si intravede già la cialda, e quindi insomma è un obiettivo super facile, questo ci sta. È giusto mettere anche degli obiettivi un pochino più semplici per cercare di motivarci, no? Visto che
un anno è veramente lungo. Un altro prodotto che ho deciso di inserire nel progetto di quest'anno e che vale per due, questo illuminante doppio di Fenty Beauty, che è il Kilowatt Freestyle Highlighter nella colorazione Fire Crystal e Lightning Dust. Come potete vedere, ha già due bei buconi e il mio obiettivo di quest'anno è quello di utilizzarli di più. Mi sono un pochino ricreduta. Questo tipo di colorazione non credo che mi stia particolarmente bene. Oggi, nonostante il look sia abbastanza caldo, ho deciso di utilizzarlo giusto per farvelo vedere. Cioè, è blinding da morire. A volte ho la sensazione che mi faccia un po' l'alone grigio, quindi non è proprio fantastico. L'obiettivo sarebbe quello di utilizzarli di più e a fine anno avere un progresso visibile, cioè allargare ancora di più questi buchi. Il prossimo prodotto che voglio farvi vedere non l'ho utilizzato oggi per truccarmi, ma comunque è l'ultimo prodotto, diciamo, della base che ho inserito nel progetto, e sto parlando di lui. Usate la mano, ma ora vi spiego perché. Questo è il, ecco, è il blush Regal Mauve di Nabla, che come potete vedere è bello utilizzato. Praticamente si è staccato dalla cialda, l'altro giorno mi è cascato, fortunatamente ho perso solo un pezzettino piccolo piccolo piccolo, non si è distrutto, ma voglio ripressarlo assolutamente. Sarà molto difficile, ma questo prodotto vorrei cercare di finirlo. Sicuramente una categoria che nel 2020 è stata molto sofferta è stata quella delle labbra. A causa dell'uso della mascherina non abbiamo potuto portare tantissimo i rossetti. Quest'anno ho deciso appunto di includere 5 prodotti labbra nel progetto. Sono prodotti molto facili, ve lo dico già, proprio perché dobbiamo utilizzare la mascherina. Mi sembrava un po' un controsenso darmi degli obiettivi significativi. Non lo so, ragazzi, non lo sappiamo come andranno le cose quest'anno, quindi è inutile fare progetti grandissimi. Parto proprio da loro due. Questa non si vede perché è talmente piccola. Questa è una matita di NYX nella colorazione Mauve. Cioè, guardate quanto è poca. Ovviamente l'obiettivo di questa sarebbe finirla. Essendo un pochino malva, non è che matchava tantissimo il look occhi, ma vabbè, volevo metterla all'azione e farvela vedere in combo a quest'altro prodotto che dovrò finire, ed è il rossetto di Wet n Wild Bear It All. Cioè, me ne avete sentito sicuramente parlare tantissimo, è vecchio. Questo non l'ho deglatterato proprio perché so di poterlo finire, ve ne ho parlato nel video del decluttering. Questi due insieme piacciono tantissimo perché la matita è leggermente più scura, fa un bellissimo effetto ombre. Conto proprio di finirli insieme utilizzandoli in combo. Gli altri prodotti invece che vorrei provare a terminare, ve lo dico, per le labbra senza pietà, li voglio finire tutti. Ho tanti rossetti, voglio comprare anche formulazioni un pochino più nuove, testare cose un pochino più nuove. Sono tanti anni che non compro un rossetto. Gli ultimi che ho preso non li ho comprati io, ma li ho presi dal decluttering di una mia amica. Cioè, quindi pensate quant'è che io non compro un prodotto labbra. Forse da quando ho iniziato a fare project pen, ecco. Quindi vorrei proprio comprare un prodotto labbra o un paio di prodotti labbra nuovi, testare cose nuove. Per questo motivo un altro rossetto che vorrei finire è questo. È Branch Me dei Suede Matte, mi sembra che si chiamino, di NYX. Ce n'è pochissimo. Questo è un colore che mi vedete utilizzare molto spesso perché è un nude un pochino pescatino, molto molto carino, che sicuramente avrebbe matchato perfettamente questo look. Niente di che, è un rossetto che utilizzo da anni e che è il momento di portarlo a termine. Quest'altro prodotto non c'è neanche bisogno che ve lo presenti perché è talmente iconico il suo packaging che veramente potete vedere da voi che è molto utilizzato perché si vede proprio il bordo del packaging, e sto parlando del Gloss Bomb di Fenty Beauty nella colorazione Fenty Glow. Cioè, si vede che è utilizzato, eh. Pare che sia utilizzato tipo a metà, perché una volta l'ho lasciato per qualche giorno in verticale proprio per cercare di vedere a che punto fossi, e sono praticamente a metà. Quindi anche lui vorrei cercare di finirlo quest'anno. Probabilmente quando finirà comprerò full size. Mi piace da morire. La colorazione trovo che sia perfetta per me, per la mia carnagione, per il mio colore di labbra. L'ultimo prodotto che vorrei terminare quest'anno per quanto riguarda la categoria makeup labbra ed è il cream lip stain di Sephora nella colorazione 01, che dovrebbe essere Always Red, una cosa del genere. Il rosso forse più iconico che vende Sephora di questa linea. Se vi dico quando io ho acquistato questo prodotto vi spaventate. Io l'ho comprato
a dicembre 2016 per la mia laurea triennale. Cioè, questo l'ho indossato per la discussione della mia laurea triennale. Ragazzi, questo rossetto c'ha 4 anni. Non puzza. Anzi, ancora ha quell'odore un po' vanigliato. Se avete un cream lip stain di Sephora sapete di che cosa sto parlando. È quasi finito. Cioè, si sente, è super leggero. Tra un po', infatti, leverò anche lo stopper. Questo, senza problemi, lo finirò entro la fine dell'anno. Se ho fatto bene i calcoli, vi ho parlato di 15 prodotti e quindi mancano 6 prodotti per chiudere il progetto e ho scelto 6 prodotti skincare, 6 prodotti un pochino antipatici. Ora vi spiegherò perché. Partiamo subito con il più antipatico, che forse è lui. Questo è lo spray iconico di Mario Badescu, quello alla lavanda, e come potete vedere non ne rimane tanto. Questa è la versione da 236 ml, quindi la full size, e ne rimane poco. Quindi questo sicuramente entro la fine dell'anno lo devo finire. Nel video degli acquisti sbagliati, dove vi davo dei consigli per rimediare agli acquisti sbagliati, ve lo lascio qui nelle schede e giù nell'info box, vi parlavo del fatto che ho cambiato idea su questo prodotto, che non mi piace più di tanto rispetto a quando l'ho comprato e faccio una fatica assurda ad utilizzarlo. Però appunto, cioè, guardate quanto poco ne è rimasto. Devo assolutamente levarmelo di torno quest'anno, cioè c'è poco da fare. Un altro prodotto che penso che vi ho citato proprio in quel video è questa qui. Questa è la Drops of Youth, è praticamente una maschera per il contorno occhi di The Body Shop. Guardate che tipo quando l'ho comprata arrivavo quasi all'orlo. Un altro prodotto simile a quello che vi ho appena citato è questo qui. Sto parlando della maschera notturna, la Aqua Bomb di Belif. Questa è una maschera super famosa veramente. E vi dico che è simile perché ha una texture molto simile, di quelle un po' molto gelose, che una volta che le toccate poi la texture ritorna tutta piatta 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 e si risistema. È una texture veramente stranissima ma super carina. Come potete vedere non ne rimane tanto. Però molto spesso il mio problema con questa è che mi dimentico di utilizzarla. Quindi la metto nel progetto smaltimento prodotti per utilizzarla. Anche perché mi sto un po' appassionando al discorso delle maschere notturne e ce ne sono altre che vorrei provare. Però non le posso comprare finché non finisco questa. È un ottimo motivo per inserirla nel progetto. Un prodotto che mi sono dimenticata di avere sinceramente è questo qui. Sto parlando di questo prodotto di Rituals, della linea The Ritual of Dao, ed è un balm, come potete vedere. È un balm molto denso, non so se lo state vedendo perché è mezzo esploso. Lo utilizzo prima di andare a dormire, infatti è sempre lì nel mio comodino, sulle mani o sui piedi. Io ho dei piedi molto screpolati, molto molto secchi, aridi. Questo, nonostante me li unge tantissimo, che so che potrebbe dare fastidio a molte persone, è l'unico prodotto fino ad ora, in 25 anni di vita, che mi fa svegliare con i piedi da neonato completamente idratati, morbidi, soffici, e quindi non lo utilizzo più tanto sulle mani quanto sui piedi. Però mi sono dimenticata di utilizzarlo, questo perché in estate, essendo un prodotto così ricco, tendo a non utilizzarlo, e praticamente per caso, mentre sistemavo il comodino eccetera, è rispuntato fuori questo prodotto. Ho detto cavolo, devo ricominciare ad utilizzarlo, e infatti è tipo dalle vacanze di Natale che ho cominciato a reinserirlo nella mia routine serale. Direi che quest'anno questo prodotto deve finire assolutamente. Cioè, sto tipo qua, calcolate, quindi ce n'è veramente tanto. Non ne ho usato così tanto. Però diciamo che fino ad aprile, poi da settembre in poi, posso utilizzarlo. E quindi ho tanti mesi a disposizione. Speriamo di farcela. Mi piange un po' il cuore mettere questo prodotto nel progetto smaltimenti, ma c'è un motivo ben preciso. Sto parlando della Happy Skin Mask di Vera Lab, estetista cinica. È una maschera che mi è piaciuta tantissimo. Ha una consistenza mussosa ed è sebo regolatrice e illuminante. Nonostante io abbia la pelle secca, ho comunque delle imperfezioni, soprattutto in questa zona, e la utilizzo molto in questa zona, in generale zona mascherina, a volte qui, perché è un'altra zona dove ogni tanto mi compaiono dei brufoletti. Mi piace tantissimo, non mi secca troppo la pelle anche per questo tipo di consistenza che ha.
L'ho inserita nel progetto smaltimento perché in realtà questa ha un PAO molto molto breve che è 3 mesi. Io 3 mesi l'ho praticamente finita da poco. Mi rode un po' averla aperta poco prima che mi operassi al ginocchio perché poi nei primi mesi di convalescenza, cioè il primo mese, quasi 2, ho fatto pochissima skincare perché proprio non avevo le forze fisiche per stare in piedi e farla, e quindi diciamo che ho un po' dovuto abbandonare questo prodotto proprio perché appunto sta per scadere, mi devo impegnare e assolutamente lo devo finire. L'ultimo prodotto che ho inserito nel mio progetto smaltimento è lui, è il lip balm numero 1 di Kiehl's. In realtà è tipo qui il prodotto. Ce n'è ancora tanto da utilizzare, però perché l'ho messo nel progetto smaltimento? Perché sono super lenta ad utilizzare questo prodotto, cioè, dato che è molto ricco, molto oleoso, ne serve veramente poco e non vado di continuo a metterlo proprio perché è tanto tanto nutriente, l'effetto dura per molte ore. Mi piace tantissimo perché appunto c'è l'estratto di aloe vera, lo squalane, che è un ingrediente molto idratante. Io questo l'avevo trovato nel calendario dell'avvento di Kiehl's di Natale 2018 e l'ho tenuto chiuso fino a luglio-agosto del 2020 perché avevo altri lip balm da smaltire e quindi non aveva senso che io aprissi questo. Ecco, dopo questo ho finito tutti i lip balm che avevo, cioè non ne ho nessuno di scorta, lo utilizzo da quest'estate e spero appunto entro la fine dell'anno di finirlo per lo stesso motivo che vi ho citato quando parlavo dei prodotti labbra, ovvero è tanto che io non compro lip balm, ci sono formule nuove, texture nuove che voglio utilizzare, che voglio sperimentare, che voglio provare e quindi devo necessariamente finire quello che già ho a casa. Bene, questi erano tutti e 21 i prodotti che voglio finire in questo 2021, più appunto la palette per il progetto Pundit Palette. Dire tutte queste cose ad alta voce mi fa rendere conto che effettivamente sarà un anno molto impegnativo, dovrò veramente mettermi sotto, ma sono contenta dei prodotti che ho scelto sia prodotti vecchi, sia prodotti che mi piacciono, sia prodotti che non mi piacciono, quindi secondo me ho fatto un bel mix. Per tutti coloro che ancora non si sono decisi o non hanno iniziato ancora a fare smaltimento prodotti perché magari è il loro primo anno, avevo in mente di lanciare un'iniziativa e sono super contenta. Una sfida super facile, quindi non avete scuse, è un progetto veramente facilissimo, non vi scoraggiate. Dato che questo video uscirà il 29 di gennaio, il progetto ufficialmente inizierà il 1º febbraio e terminerà il 1º giugno. Quindi avete praticamente 4 mesi per finire 4 prodotti. Scegliete voi se inserire in questo mini progetto tutti i prodotti make-up, 2 di make-up, 2 di skincare, magari tipo 2 di make-up, 1 di skincare, 1 di haircare, veramente decidete voi. È meglio che questo progetto sia fisso, non rolling, quindi non è che se ne finite uno ne integrate un altro, no, concentratevi solo su quei 4 perché secondo me è un modo ideale per iniziare. Appunto, non sovraccaricarvi con troppe cose. Ho pensato veramente tantissimo al nome da dare a questa iniziativa, ma la risposta ce l'avevo sotto gli occhi. Io quando ho aperto il mio secondo profilo, che è Use It With Mimi, ho sempre immaginato un profilo che trasmettesse ispirazione, motivazione, voglia di fare insieme, di condividere. Ho pensato che fosse giusto non dare un nome a questo progetto se non Use It With Mimi, ovvero usiamo le cose insieme, in questo caso insieme a me che vi sto lanciando questa iniziativa, però in generale utilizziamo tutte queste cose insieme. Quello che vi invito a fare è scegliere i vostri 4 prodotti, fare una foto allo stato attuale di questi 4 prodotti, pubblicare una foto, se volete, nel vostro feed di Instagram, altrimenti nelle stories e mi taggate. Mi taggate su questo profilo qui, sul secondo profilo, mi dovete taggare e utilizzare l'hashtag #useitwithmimi, io vi reposto, farò una cartella in evidenza una volta al mese, vi ricorderò che dovete fotografare i vostri progressi e una volta al mese appunto reposterò tutti i vostri
i vostri post. Spero di aver detto tutto, ma comunque scriverò tutto nello schermo e anche giù nell'info box. Mentre sarà uscito questo video, sarà uscito anche un post su Use It With Mimmi in cui vi farò il recap di tutte le regole, di tutte le cose che vi dovete ricordare, quindi andatemi a seguire su Instagram. Io non ho scelto altri 4 prodotti per fare quest'altro tipo di iniziativa, perché comunque ho 21 prodotti più una palette. La cosa che mi auguro è che per giugno ne avrò finiti almeno 4, così vi potrò fare compagnia. Fatemi sapere giù nei commenti se questo look che ho fatto con tutti i prodotti che voglio finire vi è piaciuto. Un look bello, bello extra, sicuramente con un paio di ciglia finte sarebbe stato ancora più bello. Se siete arrivati fino a questo punto del video, commentate con questa piccola emoji. Io vi aspetto su Instagram e su TikTok. Dalla vostra Mimmi è tutto. Ciao!